quello che è successo a Pescara, insomma, ha rappresentato poi il punto di massima rilevanza degli incendi nella nostra regione, e va la vicinanza ovviamente al sindaco Masci, che ho già sentito, e a tutta la comunità pescarese, però come giustamente ricordavi anche altre parti del territorio regionale sono state colpite. Nella provincia teramana, oltre Montorio, con la frazione di Altavilla, Fontanelle di Atri, e anche nel comune di Teramo. Proprio questa notte ho seguito in parte le operazioni che i Vigili del Fuoco in modo straordinario hanno portato avanti per tutta la notte nell'area, insomma, che è ricompresa tra le zone di Sparazzano, Sardinara e Miano, per fronteggiare un incendio che non si riusciva a spegnere. Questa mattina, anche con l'intervento ovviamente dei mezzi aerei per i quali abbiamo interloquito tutta la notte con la Protezione Civile, siamo riusciti ad arginare una situazione che però ovviamente deve essere concepita non solo esclusivamente come un passaggio fino a se stesso, ma come l'ennesimo segnale di allarme che impone a tutte le istituzioni di intervenire, anche ai privati, insomma, di curare le aree. Però è necessario, ecco, che insomma, si mettano a disposizione fondi, risorse che consentano appunto di preservare il nostro territorio da situazioni di questo genere, che ormai non possiamo più definire imprevedibili. Come giustamente ricordava lei, ci saranno adesso le indagini per verificare appunto quanto queste situazioni siano state determinate da dolo. Intanto monitoriamo e controlliamo il territorio, quindi l'area di Sardinara, come dicevo, cui abbiamo partecipato proprio questa notte nel seguire gli interventi dei Vigili del Fuoco, l'area di Villa Ripa. Al momento la situazione sembra rientrata, però richiede assolutamente un'attenzione massima, e adesso avremo un incontro anche col Presidente della Regione, perché è necessario che vengano messi in condizioni tutti di poter lavorare al meglio.